Benvenuti a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, guide e build che riguardano i vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e se invece siete già iscritti, e vi ringrazio immensamente come sempre per questo, ricordatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Oggi video su richiesta, ma era doveroso in quanto lo avevo annunciato in uno dei video precedenti, ma me ne ero scordato totalmente di farlo. Brutta storia, ma rimediamo subito. Parliamo del breeding su Temtem. Man mano che passano i mesi, gli sviluppatori di Crema stanno aggiungendo e aggiustando quello che è la versione alternativa del gioco Pokémon e si fa sempre più interessante avendo già inserita comunque nel gioco la modalità competitiva, e avere Temtem perfetti è direi d'obbligo. Ma come si fanno? Ebbene, sono qua per spiegarvelo. Iniziamo col dire di mettersi il cuore in pace. Sappiate che un Temtem perfetto, qualsiasi esso scegliate, vi costerà un patrimonio. Per questo vi invito ad andare a farmare come nel video, link in descrizione, per accaparrarvi un po' di money, perché se no non andrete molto lontano. Ma come si fa il breeding? Ebbene, è molto semplice. Come vedete nell'immagine dovete avere 10 Temtem di partenza della razza desiderata, o che accoppiando due razze differenti vi esca quella che vi interessa di più. Questi 10 Temtem dovranno avere ognuno una caratteristica al 50 differente dagli altri. È ovvio che essendo le caratteristiche 7, alcuni di loro avranno la stessa stat al 50, ma non ci importa. Una volta trovati, dovrete andare al centro per l'accoppiamento e comprare gli strumenti adatti per far passare la statistica al 50 all'uovo che ne scaturirà dall'accoppiamento. Dopo questa prima fase, avremo quindi 4 Temtem con due statistiche al 50 e 2 Temtem con una statistica al 50. Arrivati qua, dovremo far accoppiare i nuovi Temtem con doppia statistica, quindi indicati in arancio, con i due Temtem rimasti esclusi dalla fase precedente, indicati in rosso. Anche qua l'effetto degli strumenti è necessario per fare in modo che la prole, o in questo caso le uova che ne scaturiscano, abbiano 3 stat al 50, di cui sicuramente una in comune. Una volta arrivati a questo punto, la storia si semplifica. Ora noi abbiamo 4 Temtem con 3 stat al 50, quelli con la freccia gialla. Questi 4 Temtem vanno accoppiati a due fino ad arrivare ad avere 2 uova con 5 stat al 50, quelli con la freccia verde. Una volta raggiunto questo stadio, si fanno accoppiare tra di loro i due Temtem finali, con le 5 stat al 50, utilizzando ovviamente sempre gli strumenti dedicati. E arriviamo alla conclusione con il nostro Temtem perfetto. Come ultima cosa vi ricordo che tutto questo discorso è da intersecare anche con la combinazione del tratto, lo vedete nell'immagine sotto. Potete tramite l'ultimo breeding o accoppiamento, chiamatelo come volete, far passare il tratto caratteriale al vostro Temtem perfetto, ovviamente con l'utilizzo anche qua di uno strumento apposito. Bene, con questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, buona caccia al Temtem a tutti quanti.